3.2581 dei deputati Moroni e altri, concernenti iniziative normative volte a escludere il riconoscimento della cosiddetta alienazione parentale nei procedimenti in affido di minori e misure per la tutela delle donne e dei minori coinvolti in episodi di violenza domestica. L'onorevole Muroni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. Signora Ministra, succede che in un processo per separazione dei coniugi si decida per l'affido di un figlio ai due genitori anche in presenza di una violenza domestica da parte del padre sulla madre, o che si deliberi l'affido condiviso prima della conclusione del processo penale, o che non se ne tenga proprio conto. La Convenzione di Istanbul, lei lo sa, lo vieta. La prassi di acquisire sempre atti e provvedimenti del procedimento penale che riguardano le persone coinvolte nella causa civile nei casi di violenza domestica è praticata da meno di un terzo dei tribunali civili e comunque raramente vengono presi in considerazione dai consulenti tecnici d'ufficio che dovrebbero semplicemente supportare i giudici, ma che spesso di fatto li sostituiscono nelle decisioni. Succede anche che un bambino sia affidato solo al padre o venga portato in casa famiglia, anche con l'uso della forza, anche nel caso in cui il bambino rifiuti la figura paterna e che di questo rifiuto sia ritenuta colpevole la madre e per questo allontanata da lui sulla base di una patologia scientificamente inesistente, la PAS, la sindrome di alienazione parentale. Insomma, Ministra, la scienza nonché la Cassazione dicono che la PAS non esiste, ma di fatto viene applicata nei tribunali italiani e madri e figli vengono separati. Le chiedo, Ministra, se lei intenda intervenire immediatamente in attesa di una riforma più ampia con un atto ministeriale che metta la parola fine a questo che è un vero e proprio scempio. Grazie onorevole Muroni. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha facoltà di rispondere. Lei, signora Ministro. Grazie, ringrazio gli onorevoli interroganti, in particolare l'onorevole Muroni, per aver posto l'attenzione su temi tanto delicati, complessi e sempre più sentiti che riguardano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela dei minori in ambito familiare, soprattutto quando comportano l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori. Sono problemi che sono oggetto di interventi importanti nella riforma del processo civile che dopo l'approvazione in Senato è attualmente all'esame di questo Parlamento e che dovrà essere conclusa, dovrà essere in vigore prima della fine del 2021 secondo i patti assunti con l'Europa e che sono scritti nelle scadenze del PNRR. La sua interrogazione tocca due profili distinti ma che tante volte si intrecciano nella prassi. Uno è il problema della sindrome d'alienazione parentale. Già lei ha detto che si tratta di una sindrome, ne ha risposto anche in questa sede il Ministero della Salute, che ad oggi non è riconosciuta dalla grande maggioranza della comunità scientifica e che la Corte di Cassazione ritiene appunto non utilizzabile di per sé sola, tanto più che in materia di allontanamento dei bambini dalla loro famiglia occorre accertare sempre le situazioni in concreto, i concreti comportamenti tenuti dalle parti, utilizzando tutti i mezzi di prova e non basandosi su una teoria, a maggior ragione quando è priva di riscontro scientifico. La riforma del processo civile interviene su vari aspetti, innanzitutto dà più strumenti al giudice di intervenire tempestivamente a tutela del minore ed emettere adeguate misure di salvaguardia e di protezione. Sull'altro punto che lei segnala, quello dell'intreccio tra l'allontanamento e il tema della violenza ai danni della madre, la riforma rafforza una norma che già esiste ma che è poco utilizzata, l'articolo 64 del Codice di Procedura Penale, che prevede il coordinamento tra il giudice penale quando c'è una violenza da accertare e il giudice civile che si occupa per l'appunto del bambino e della tutela che ne deve conseguire. Inoltre, più in generale, stiamo monitorando con grande attenzione, ad esempio, l'applicazione del codice rosso. Stiamo facendo una raccolta di dati presso tutti i tribunali per comprendere l'esatto impatto, l'esatta applicazione e stiamo anche svolgendo, abbiamo mandato delle lettere, delle richieste di cui già ho avuto riscontro alla Scuola Superiore della Magistratura per predisporre percorsi formativi specifici su questo tema. La Scuola Superiore della Magistratura è quella che maggiormente può arrivare
a far circolare, a informare, ad aggiornare i giudici sui singoli aspetti. In particolare abbiamo chiesto dei corsi dedicati alla violenza di genere, a questo problema dell'allontanamento. Grazie molte. Grazie signora Ministro. A facoltà di replicare l'onorevole Muroni. Grazie Ministra per queste notizie e per queste spiegazioni che credo siano utili per tutte e tutti noi. Guardi Ministra, io in questi mesi ho incontrato decine di madri, definiti dalle consulenze tecniche di ufficio alienanti, malevole, ostative, assorbenti. Io le definisco madri disperate, Ministra, barricate in casa. In alcuni casi io e alcune deputate siamo andati sotto casa di queste donne per impedire che i bambini venissero portati via con la forza. Che cosa devono fare le donne in Italia? Procurarsi una deputata da tenere sotto casa per impedire che i bambini vengano portati via? Non credo che sia questa la strada. Madri disperate alle quali io non so più che dire, Ministra, non so spiegare perché lo Stato, invece di proteggerle, le punisca togliendo loro i figli. Tutte, Ministra, tutte mi dicono era meglio non denunciare, perché le botte sono meglio dei figli sottratti. E mi creda, Ministra, questa è una cosa a cui noi dobbiamo mettere immediatamente fine. Davvero la ringrazio per le notizie che ci ha dato e per la sensibilità che sta dimostrando. È un fenomeno grave e diffuso che porta ad affido condiviso anche se l'uomo in questione è stato denunciato per violenze familiari e la colpa viene data appunto alle donne. Ecco, si dà poco credito ai minori e alle loro testimonianze. Spesso i giudici neanche li sentono i minori. I bambini potrebbero raccontare che hanno visto quel padre che vuole essere imposto picchiare la madre, fare violenza sulla madre. È prassi assai diffusa che i bambini siano ascoltati magari solo dai consulenti. Ecco, Ministra, io spero che il lavoro che stiamo facendo sulla riforma vada avanti, che accolga anche il lavoro fatto dalla Commissione Femminicidio presieduta dalla senatrice Valente. E concludo dicendo alcune considerazioni. La bigenitorialità è un diritto dei bambini, non dei genitori, che se la devono meritare e che la possono esercitare fino a quando non danneggiano i bambini o altri familiari. Con la violenza non si media mai, la violenza non può essere mediata. E Ministra, io ne sono sicura, un uomo violento non può essere mai e poi mai un buon padre. Grazie. Grazie onorevole Muroni. Passiamo all'interrogazione 3-2582 dell'onorevole Giannone, concernente sempre iniziative di competenza anche di natura normativa volte a escludere nell'ambito dei provvedimenti di affido di minori l'utilizzo della cosiddetta alienazione parentale, ovvero di altre patologie cliniche non riconosciute dalla comunità scientifica. L'onorevole Giannone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. L'alienazione parentale ex pass non è riconosciuta appunto dalla comunità scientifica, ma sempre più utilizzata in sede giudiziale dalle CTU, quale causa, talvolta l'unica, per allontanare i minori principalmente dalle madri, che sono definite alienanti, simbiotiche, malevole e manipolatrici. La Suprema Corte fin dal 2013 ha definito tale teoria come una costruzione psicoforense ed ha già specificato più volte, anche con una recente ordinanza, che il giudice ha l'obbligo di non limitarsi a recepire le conclusioni dei CTU in materia di alienazione parentale, ma è tenuto a verificare il fondamento di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale, poiché quello che conta sono le effettive ed oggettive capacità genitoriali. L'alienazione parentale, o comunque la si voglia chiamare, emerge spesso nei casi di maltrattamenti in famiglia sull'assunto che i minori, testimoni per eccellenza di reati in famiglia, siano manipolati principalmente dalla madre denunciante, la quale non viene creduta vittima di abuso, ma autrice di una sorta di plagio sui figli, offrendo di fatto una scappatoia di non poco conto sugli abusanti, con danni enormi per i bambini. Vorrei sapere, onorevole Ministro della Giustizia, la sua posizione sull'argomento e se intende adottare degli indirizzi univoci volti ad escludere l'utilizzo di tale costrutto non riconosciuto dalla comunità scientifica in materia di affinamento dei minori. Grazie. Grazie, onorevole Giannone. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha facoltà di rispondere. A lei, signora Ministra. Grazie, onorevole Giannone, per aver posto anche lei l'attenzione su questo tema dell'alienazione parentale, questa sindrome di alienazione parentale che viene così frequentemente utilizzata in sede giudiziaria per allontanare i minori dai genitori, più spesso dalla madre, che viene ritenuta propensa a strumentalizzare il rapporto con il figlio, specie nei momenti conflittuali con l'altro genitore. Allora bisogna sottolineare che
come regola generale, nella valutazione dell'attendibilità delle prove, in particolare quelle che risultano dalle consulenze tecniche d'ufficio, il giudice è sempre tenuto a verificarne il fondamento sul piano scientifico e la validità delle affermazioni sulla base delle risultanze della scienza medica. Come ho detto poco fa, come aveva già detto il ministro Speranza il 29 maggio del 2020 rispondendo a un'interrogazione parlamentare, questa sindrome d'alienazione parentale non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica. Come osservava anche lei nella sua interrogazione, la Corte di Cassazione ribadisce continuamente che non si possono adottare provvedimenti giudiziari basati su soluzioni prive del necessario conforto scientifico, che come tali possono produrre danni ancora maggiori rispetto a quello che si vorrebbero invece rimediare. Come sapete, il Ministro della Giustizia non può mai intervenire sui processi giurisdizionali, sull'attività giurisdizionale. C'è un principio costituzionale che è quello della indipendenza del giudice che separa il Ministro dall'attività giurisdizionale dei singoli uffici giudiziari. Tuttavia, nella riforma, nel disegno di legge delega per il processo civile che arriverà a breve, mi auguro, in quest'Aula, si prevede una serie di innovazioni e di rafforzamenti di tutele proprio in materia di persone, famiglie e minori, e in particolare si prevede che il consulente tecnico d'ufficio debba attenersi, cito, ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica. Inoltre, sempre nel medesimo disegno di legge, è prevista l'istituzione dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di una particolare specifica categoria relativa alla neuropsichiatria infantile, alla psicologia dell'età evolutiva, alla psicologia giuridica e forense, nonché l'introduzione di specifici requisiti di competenza necessari per l'iscrizione dei professionisti in tale categoria. Insomma, ci sono vari interventi che mirano a rafforzare la base e la solidità scientifica delle perizie quando vengono richieste dal giudice, sempre fatto salvo il suo obbligo di verificarne l'attendibilità. Si tratta di condizioni che tendono a elevare la qualità dell'accertamento tecnico sulla base di competenze specifiche ritenute imprescindibili, in particolare in una materia così delicata come quella familiare, ove le decisioni giurisdizionali possono determinare conseguenze indelebili nella vita dei soggetti che sono particolarmente vulnerabili, come le persone minore di età. Grazie davvero. Grazie, signora Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Giannone. Grazie mille. Io la ringrazio per aver specificato sia nella risposta data prima alla mia collega sia quella data adesso a me. Però ci tengo, Ministro Cartabia, a precisarle alcune cose. La prima interpellanza che io feci in quest'Aula risale a ottobre 2019. Non ho depositato oltre 40 interrogazioni sul tema, su casi tutti diversi, ma tutti uniti, sempre nella stessa, diciamo, in una forma di decreto sempre uguale, che riprendeva principalmente quanto descritto all'interno delle perizie del consulente tecnico, tutte legate ad alienazione parentale o altre, insomma, denominazioni che le abbiamo già specificato prima e che lei conosce sicuramente meglio di me. Da queste interrogazioni, seppur io, così come tutti i colleghi, sappiamo perfettamente che lei come Ministro non può permettersi di andare a interfacciarsi o comunque inserirsi all'interno di procedimenti in atto, quello che però sappiamo anche è che comunque un minimo di ispezione il Ministero della Giustizia può averlo. Allora, di tutte queste interrogazioni poste sino ad oggi, non soltanto da me, e non solo, di tutti i bambini allontanati sino ad oggi, per un costrutto che appunto anche lei ha confermato non essere scientificamente provato, non dovrebbe essere preso in considerazione dai giudici.
15. Tutti questi bambini che oggi sono comunque in casa famiglia, alcuni dei quali sottratti pochi giorni fa in modo anche violento, aggressivo, perché è questo che avviene durante una sottrazione, perché una sottrazione non è un allontanamento. Tutti questi bambini, perché allora sono stati inseriti in comunità o non sono più a vivere la loro vita con le proprie mamme o comunque con i genitori che hanno denunciato e che hanno provato a proteggerli? È questo che io ci tengo a chiederle, e seppur lei sta modificando attraverso questa nuova riforma del processo civile, ci sono delle cose che non vanno. Concludo subito, Presidente. La prima è proprio riguarda la psicologia giuridica e forense. È lì che insegnano a riconoscere l'alienazione parentale. Se noi inseriamo queste persone, queste professionalità, grazie, all'interno di quest'albo, andremo ad inserire tutte quelle persone che ad oggi insegnano a riconoscere qualcosa che non è scientifico e che non grazie, esiste. Grazie, onorevole Dannone. Passiamo.